Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua per l'ultimo appuntamento della rubrica Portieri Mondiali. Allora, quindi come detto, siamo qua per l'ultimo appuntamento della rubrica Portieri Mondiali, gruppo H. Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud. Un gruppo che tutte e quattro possono passare. Quindi, anche se sicuramente Portogallo e Uruguay forse sono leggermente favorite, ma tutte e quattro possono passare. Noi iniziamo assolutamente da chi? Iniziamo da il Portogallo. Diogo Costa. Perché ho iniziato da Diogo Costa? Perché le ultime partite sono state a suo appannaggio, quindi non ad appannaggio di Rui Patricio. Secondo me il titolare sarà proprio Diogo Costa, che quest'anno è diventato tra l'altro il primo portiere a parare tre rigori nel girone di Champions League, di UEFA Champions League, tra l'altro ne ha parati quattro, perché uno poi è stato ripetuto, quindi veramente un record molto importante. Ma a parte questo, Diogo Costa sta facendo benissimo con il Porto e secondo me il CT si affiderà proprio a lui per difendere i pali della selezione lusitana. Anche se ovviamente non possiamo dimenticare Rui Patricio, che con 104 presenze nelle file portoghesi è il portiere all'estremo più presente di sempre, ha superato un'altra leggenda in patria come Vitor Bahia e alla Roma ha fatto comunque un anno e mezzo buono. Ripeto, io opterei per Diogo Costa, anche se in una competizione come i mondiali l'esperienza è molto importante, quindi chissà che il CT non si decida di sfidare comunque l'esperienza di Rui Patricio. Come terzo portiere abbiamo José Sá. José Sá che fino a qualche anno fa non era molto considerato, ma invece è diventata più che un'alternativa ai due titolari, perché José Sá ha preso il posto nel Wolverhampton di Rui Patricio e anche se non ha mai esordito con la maglia del Portogallo, è un portiere veramente che sta facendo molto bene in terra inglese, un altro portiere tra l'altro anche lui che gioca nel campionato inglese che troviamo in questi mondiali. Quindi ripeto, secondo me questo qua potrebbe essere il trio al mondiale forse più forte, se non il più forte, uno sicuramente dei primi tre al mondiale. Avete già visto che ho fatto vedere l'immagine, eccolo qua, perché passando all'Uruguay il titolare Muslera. Fernando Muslera, che forse molti di voi non penso, però si ricordano ancora la Lazio dove all'inizio non fece benissimo, ma Fernando Muslera con 16 presenze come Manuel Neuer, anche lui ha la possibilità di diventare il portiere più presente di sempre nella storia della Coppa del Mondo. Quindi un record veramente incredibile. Chi fra lui e Neuer, se giocheranno tutte e tre le partite del girone, chi andrà più avanti potrà arrivare a questo record. E se per Neuer, diciamo, sicuramente un nome che non farebbe rimpiangere i grandi, no? Per Muslera forse un po' meno, ma sta di fatto che Muslera ai mondiali ha sempre fatto benissimo con la sua nazionale. Quindi chissà che Muslera potrebbe diventare il portiere più presente di sempre nella storia dei mondiali. Al secondo posto abbiamo, eccolo qua, Rocher, scusate per l'immagine un po' piccola. Rocher che ha giocato buona parte delle qualificazioni perché Muslera è stato molto infortunato ed è un portiere di sicuro affidamento. Come terzo estremo abbiamo Sebastian Sosa che a 36 anni si toglierà questa incredibile soddisfazione di partecipare alla Coppa del Mondo che veramente non è cosa da poco. Invece, per quanto riguarda il Ghana, ecco, io sono sincero, non posso affermare con sicurezza di nessuna squadra, ma del Ghana ancora di più chi sarà il titolare. In questo caso noi andiamo a parlare di Manaf Nurunden che ha questa particolarità, cioè gioca sempre con il caschetto. Alcuni dicevano che fosse perché il suo idolo è stato Peter Cech, altri per un infortunio ha avuto
in età giovanile, però comunque ha questa particolarità, gioca sempre con il caschetto. È un portiere, un buon portiere, potrebbe essere lui il titolare. Anche se gli insidia il posto, eccolo qua, Lawrence Atizigi, Zigi, sì, che ha 10 presenze e gioca attualmente nel San Gallo. E poi c'è il terzo, che è, eccolo qua, Ibrahim Danlad. Lui nel 2021 è stato nominato miglior portiere del Ghana. In Ghana, miglior portiere in Ghana, quindi anche lui sicuramente potrebbe avere delle possibilità. Chissà che, come è capitato già altre volte, tutti e tre forse potrebbero avere, diciamo, ecco, potrebbero giocare una partita per uno e avere tutti e tre la possibilità di giocare al mondiale. Per quanto riguarda invece la Corea del Sud, il titolare, eccolo qua che lo andiamo a prendere, se lo apriamo, eccolo qua, Kim Se-Hung. Allora, Kim Se-Hung ha 66 presenze nella nazionale ed è assolutamente uno dei punti di forza della selezione coreana. Quindi, lui rispetto al Ghana siamo già più sicuri, quasi certi, della sua titolarità. Anche se il secondo portiere, ora vi faccio vedere questo video, eccolo qua. Scusate, ora cerco di leggere il nome, Zhou Yan, che qua lo vendiamo nel 2018 contro la Germania. Aveva fatto una partita magnifica, questa parata è favolosa, e è stato nominato Man of the Match in quella partita. Fu nominato Man of the Match con 7 interventi determinanti, e la Corea riuscì a vincere all'ultimo minuto in una storica vittoria contro la Germania. E ripeto, lui è partito come terzo portiere, lui partì come terzo portiere e invece alla fine riuscì a giocare per gli infortuni degli altri due e contro la Germania, come ripeto, è stato veramente determinante. Qua rivediamo il titolare Kim Se-Hung e poi andiamo a vedere il terzo, che è, eccolo qua, Song Boom-Keon. Lui è il terzo portiere, sarà sicuramente il terzo portiere. Quindi ragazzi, allora, che dirvi? Io sono contentissimo perché abbiamo finito la rubrica mondiali in tempo proprio oggi per goderci l'esordio alla Coppa del Mondo di Ecuador e Qatar. Spero che vi siano piaciuti questi video. Ovviamente cercherò sempre di fare meglio. Se avete qualche consiglio, datemelo pure. In più, come detto, se avete piacere, visto che inizierà il mondiale oggi, di leggere tantissime storie sui numeri 1, c'è cioè il mio libro Portieri Mondiali, storie di numeri 1 dal 1930 ad oggi, con la prefazione di Gianluca Pagliuca, edito da Urbone Publishing, che potete trovare sia sul sito Urbone, sia su Amazon che anche su eBay. Chiunque fosse interessato, quindi lo può acquistare. Ma come detto, cerchiamo e cercate di seguirmi sempre di più, avere la nostra community di portieri, non solo nostalgici, ma anche, ripeto, attuali. E se volete, avete piacere, contattatemi tramite Facebook, tramite Instagram, dove volete, tramite YouTube, nei commenti sotto i video. E fatemi sapere cosa ne pensate di questi video e delle foto, di tutt'altro, degli articoli che faccio. Grazie e vi saluto e dai, buona giornata e buon inizio di mondiale. Ciao ragazzi, un abbraccio grande. Ciao ciao.